di territori. E in queste stele ritroviamo anche informazioni legate al cielo. Lo scorpione, il leone, segni celesti, Venere, la luna, il sole, l'idra, il cane e così via. Queste sono tutte costellazioni. Perché i Sumeri, così come gli Assiri e i Babilonesi, avevano un legame molto stretto con il cielo. E ciò che era in terra era anche in cielo, era veramente la terra lo specchio del cielo. Tanto che molte città antiche venivano anche costruite seguendo indicazioni celesti. E allora guardate, da uno scavo condotto da un mecenate britannico che si chiama Layard, a fine 800 emerse a sud di Ninive, nella città di Nimrud, questa lente di cristallo di rocca. Ora, secondo uno dei più illustri assiriologi, tra l'altro siciliano, morto, scomparso qualche anno fa, il professor Giovanni Pettinato, che scrisse un bellissimo libro che si chiama La scrittura celeste. Ebbene, proprio Pettinato, riprendendo una ipotesi di un fisico americano che si chiama Kirala, ha proposto come questa lente potesse servire come per ingrandire l'occhio, per osservare meglio il cielo. Se poi mettiamo in relazione questa lente con alcuni testi trovati in alcune tavolette cuneiformi che parlano di transiti in questa corte assira di lenti e tubi d'oro, subito la nostra mente pensa al cannocchiale. E questo è molto suggestivo perché spiegherebbe come in migliaia di tavolette ritrovate si fa cenno a stelle, a misure angolari tra stelle che hanno una risoluzione inferiore al minuto d'arco, che il limite inferiore dell'occhio umano, cioè noi possiamo guardare il cielo con una certa risoluzione, ma non possiamo andare sotto. Per intenderci, il diametro della Luna è circa 30 minuti d'arco. Il limite dell'occhio per guardare il cielo è un minuto d'arco.